Agli ordini dello starter per questa ottava e conclusiva dall'Ippodromo delle Capannelle. Il suo da Colomail è chiamato a rendere 20 metri. Segnale subito valido. All'interno è Vecio FKS a mantenere il comando delle operazioni nei confronti del numero 4 Cristallo Arc, che si accoda davanti a Condor Horse per linee esterne dandolo. Ha già recuperato la penalità da Colomail, che sembra voler puntare subito in avanti. Intanto c'è l'errore per il numero 8 Crystal DSE, 29-8 i 400, con da Colomail che rompe gli indugi e va subito all'inseguimento del vertice della corsa con Vecio FKS, che per il momento si mantiene in evidenza, e lungo la piegata da Colomail si pone a fianco di Cristallo Arc, che intanto aveva spostato dalla corda per anticiparlo. Metà gara in 59,5 con Cristallo Arc che contrae da Colomail, quest'ultimo insiste al largo e tende a mettere qualcosa davanti dopo un chilometro in 1,13,5, che vale sicuramente meno per il penalizzato. Cristallo Arc di dentro, da Covo per linee esterne, poi Condor Horse che a sua volta ha mosso al lato di Vecio FKS. Si va adesso al completamento della piegata. Cristallo Arc di dentro, da Covo Mail per linee esterne, poi ancora Condor Horse, ultimi 200 di gara con Cristallo Arc che si allarga, Condor Horse che si infila di dentro ed è più incisivo perché ha speso poco e nulla, Condor Horse che filtra all'interno di Cristallo Arc, ne ha ragione Condor Horse che viene a concludere nei confronti di Cristallo Arc e da Covo Mail. Io ho 1,57,5 sul cronometro. Quindi prestazione anche sul piano cronometrico molto interessante per Condor Horse e Ferdinando Minopoli, che sono riusciti a filtrare nel finale sull'allargamento di Cristallo Arc, che aveva speso per contenere da Covo Mail, e quindi Condor Horse che viene a concludere da vincitore. Team Minopoli, guida e training. Il secondo posto per Cristallo Arc, il terzo per Da Covo Mail. È tutto per il convegno odierno all'Ippodromo di Capannelle. Dà l'appuntamento alla prossima giornata di corse, che sarà sabato 21. In programma le batterie di qualificazione al Derby alle Oaks. Grande spettacolo in pista. A voi tutti la più cordiale buonasera.